Ragazzi, buongiorno, buongiornissimo, come state? Lo so, oggi è domenica e di solito non faccio dirette. Di domenica in realtà è da tanto che non faccio dirette qui sulla pagina Facebook. Però stamattina ho deciso di farvi un regalo e di fare la lettura per la settimana, la lettura con il mio oracolo dei registri akashici direttamente qui sulla pagina, visto che state aumentando sempre di più. E poi, siccome questo video lo pubblicherò sul canale YouTube, a te che mi stai guardando, ti invito ad iscriverti al mio canale e anche alla pagina Facebook, te lo lascio qui sotto nei commenti. E nel box, nell'info box per il canale YouTube. Adesso mi sto perdendo perché comunque sto facendo il video per questi due canali, sia per Facebook che per YouTube. E quindi iniziamo a vedere che cosa ci dicono i nostri maestri ascesi per questa settimana. E aspettate un secondo che abbasso la musica. Per la settimana che va dal 21 al 27 ottobre precisamente, ok? Ok, allora la prima carta sarà prende vale da lunedì a diciamo inizio mercoledì, poi la seconda carta va da mercoledì fino a venerdì e la terza va da venerdì fino a domenica. Allora, vediamo che cosa ci dicono i nostri maestri per i giorni che vanno da lunedì a mercoledì. Ed è esattamente questa qui. La legge del 3. Wow! Allora, la legge del 3, la conoscete la legge del 3? Guardate qui questa figura. C'è il viso di un uomo, c'è l'universo e poi c'è la parte emotiva, ok? Allora, con questa carta i maestri ascesi ci stanno dicendo che in questa settimana dobbiamo fare una sorta di check, diciamo, sia delle nostre emozioni che di quello che pensiamo e della nostra anima, del nostro spirito. E i maestri vogliono che noi ci concentriamo molto sulla nostra anima. Infatti, prima ancora che io scegliessi la carta, mi era arrivato, avevo canalizzato questo messaggio mentre proprio aprivo i miei registri, che mi dicevano proprio di curare di più lo spirito, curare di più l'anima. E infatti ti devo dire che in questo periodo sto facendo molta molta meditazione e mi aiuta tantissimo a riconnettermi col mio sé superiore, con la mia parte più alta. E anche i problemi, cioè questo a che serve? Dici ok, Gio, faccio meditazione, ma a che serve? Serve perché tante volte noi ci affossiamo proprio nei nostri problemi, pensiamo di essere i nostri problemi, no? Per esempio problemi di soldi o malattie. Tante volte appena incontriamo le persone, la prima cosa che gli diciamo è però non c'ho i soldi, oppure è però se ho questa malattia, proprio diventiamo un tutt'uno con i nostri problemi, ma questo non è quello che vogliono dai piani superiori. Loro ti ricordano che tu sei sì un corpo umano, ma sei anche un corpo astrale o un corpo emotivo. Quindi prima di parlare, cioè, fai un check di quello che stai pensando, dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, perché tante volte noi ci lasciamo andare. Cioè non siamo in guida, nel senso qualsiasi pensiero che viene ce lo prendiamo come se fosse nostro. In realtà la maggior parte delle volte i pensieri che abbiamo non sono nemmeno i nostri, cioè chissà di chi sono, capito? Chissà da dove li abbiamo presi. Anche le emozioni, no? Anche le emozioni negative non sono a volte le nostre. Magari siamo in un contesto, in una famiglia, oppure un ambiente di lavoro dove sai, si spettegola sempre, oppure si parla sempre male degli altri, si è sempre nervosi e di conseguenza si assorbono tutti questi pensieri negativi, no? E noi diventiamo quei pensieri, ma in realtà non sono i nostri. Quindi nella prima metà della settimana i maestri ci stanno invitando a controllare che tipo di pensieri abbiamo, cioè se tipo ci viene un pensiero così, dice, ah, t'ho beccato. È un atto, diciamo, è un lavoro di presenza molto importante, però che va fatto.
E poi ci stanno chiedendo di meditare, 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 meditare per riconnetterci con la fonte e sentirci amati. Ok, questa è la carta per la, da lunedì a mercoledì. Adesso vediamo un attimo che cosa ci dicono i nostri maestri per, da, praticamente per i giorni che vanno da mercoledì fino a venerdì. Oh 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 oh. Allora, devo chiudere gli occhi perché sennò io davanti ho le carte e non le posso guardare. Eccola qua. Dono! Wow! Ciao ragazzi, non vi vedo. Scrivetemi, scrivetemi che cosa state facendo. Allora, il dono, da, prende tutta questa, tutto questa presenza, questo meditare, questo riconnetterci con Akasha, con il nostro sé superiore, con Dio, come lo volete chiamare, a un certo punto risveglierà in noi i nostri doni. Ognuno di noi è venuto su questo pianeta con uno scopo. Non siamo semplicemente dei corpi che vagano così nell'universo a casaccio. Siamo proprio delle anime. Siamo, io dico sempre, siamo angeli terreni. Soprattutto tu che stai guardando questo video, sicuramente sei anche tu un angelo terreno e come tale hai un dono. Tante persone a volte si sentono abbattute, depresse, hanno sempre emozioni negative, stanno sempre frustrate perché non hanno scoperto qual è il loro dono e come metterlo a frutto. Quindi in questi giorni medita, fai anche, chiedi proprio al tuo sé superiore come scoprire il tuo dono, qual è la tua missione su questa terra. Non so se te lo sei mai chiesta, se l'hai già scoperto scrivimi qua sotto nei commenti qual è la tua missione dell'anima, ok? Quindi tutta questa meditazione dai giorni che vanno da mercoledì fino a venerdì ci aiuteranno a scoprire meglio il nostro dono, comunque a iniziare almeno a pensare che abbiamo dei doni. È bellissima questa carta. Poi invece, per i giorni che vanno da venerdì fino a domenica, vediamo che cos'altro ci vogliono dire, che oggi stanno proprio a mille sti maestri. Che spettacolo, quanto mi diverto. Ah, bellissimo. Allora, la terza carta è questa. È dura, mamma mia, ma che cosa sarà? Oh, la legge del paradosso! Allora, essendo che sono anche un po' pazzi questi maestri ascesi, vedi, legge del paradosso. C'è il giullare cosmico che è uscito. Ciao, buongiorno. Allora, la legge del paradosso ci sta dicendo, guarda che, diciamo che se tu non fai queste cose che ti sto dicendo di fare, quindi e se non entri in connessione con te stesso, se non pensi anche a nutrire la tua anima, se vivi come se fossi una macchina senza un'anima, se vivi così, cioè inizi, suona la sveglia, poi dopo vai a lavorare, fai quello che devi fare, torna a casa, mangi, ti butti sul divano, guardi la televisione per ricominciare tutto da capo il giorno dopo, stai vivendo da automa. Quindi se non fai quelle cose che ti ho detto, quindi fare meditazione, vivere con più presenza e iniziare a scoprire qual è il tuo dono, perché sei venuto su questa terra, ti ritroverai imbrogliato, imbrigliato. Guarda qui, questo giullare è pieno di c'ha questi lacci, no, che lo stanno bloccando, quindi ti sentirai bloccato o bloccata. Non ti sentirai realizzato, cioè avrai sempre quel sottofondo di frustrazione. Io te lo dico perché sono io la prima che ci sono passata, ero sempre insoddisfatta di me stessa, dicevo ma che è? Cioè mi svegliavo la mattina, sì, vabbè, un altro giorno, e sempre le solite cose, sempre la solita stupidaggine. E invece poi quando ho scoperto il mio dono, ho iniziato a darlo agli altri, pah! Mi sono illuminata, la mia faccia anche è cambiata, mi sembra che sono anche ringiovanita. Se io guardo delle foto di quando ero più giovane, non ero così luminosa. È solo quando scopri il dono che puoi avere più energia, anche più carica. Quindi il giullare ti dice, guarda, fai quello che ti ho detto perché sennò mi metto a ridere, cioè ti stai prendendo in giro da solo, no? Infatti il giullare cosmico.
E quindi questo, ringraziamo i maestri per questi messaggi così simpatici e anche così profondi che ci hanno dati, che ci hanno dato. Poi se ti è piaciuto questo video lasciami un bel like, puoi iscriverti al mio canale su YouTube qui e anche al mio gruppo Facebook. Infatti qua sotto adesso nei commenti ti metterò anche il link al mio gruppo Facebook dove faccio delle dirette, dove siamo un po' più, diciamo, una famiglia, no? Un po' più raccolti. E niente, ti auguro un'ottima settimana con spero che ti ricorderai appunto i consigli di questi maestri, perché ti aiuteranno tanto 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 a sentirti proprio appagato e realizzato. Ma ciao, buona domenica.